Amiche ed amici di Agricoltura Oggi, eccoci qua, iniziamo questa puntata, la 922. È stato approvato il cosiddetto collegato agricolo, che poi fa riferimento alla legge finanziaria, alla legge di stabilità. È stata approvata prima la Camera, finalmente nei giorni scorsi anche il Senato ha dato il cosiddetto semaforo verde, un'importante legge che dovrebbe rilanciare il settore primario. Il collegato agricolo è stato finalmente approvato dal Senato ed è dunque legge. Agricoltura e pesca confidano nella possibilità che queste nuove regole possano rilanciare settori essenziali per la nostra economia. Citando il ministro Maurizio Martina, le parole d'ordine sono semplificazione, tutela del reddito, ricambio generazionale, organizzazione. I pilastri del provvedimento sono semplificazione e controlli, ricambio generazionale, gestione del rischio in agricoltura, politiche per le filiere, rendere migliore la spesa dei fondi europei, riordino di agenzie ed enti vigilati dal Ministero, consorzi, assunzioni in azienda, biomasse, pesca e ippica. In questo ampio campo d'azione citiamo interventi ad esempio per l'innovazione tecnologica, l'informatica, l'agricoltura di precisione. Nelle filiere per la prima volta viene introdotta la definizione di birra artigianale, birra prodotta cioè da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta durante la fase di produzione a processi di pastorizzazione o microfiltrazione. La norma prevede anche l'obiettivo di favorire lo sviluppo della filiera del luppolo in Italia e anche per il riso si punta alla tutela delle varietà italiane. Per l'agricoltura bio si dispone la creazione di uno specifico sistema informativo. Per l'olio d'oliva si dispone l'eliminazione del fascicolo aziendale per i produttori la cui produzione è inferiore ai 350 kg. Apicoltura, vengono introdotte sanzioni in caso di mancata iscrizione all'anagrafe apistica. A proposito di ricambio generazionale, sarà compito del governo disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori over 65 o pensionati e giovani tra i 18 e i 40 anni che non siano proprietari di terreni agricoli, dando anche spazio alla formazione aziendale per favorire l'ingresso dei giovani alla guida delle imprese. Il collegato agricolo prevede anche l'istituzione presso ISMEA della Banca delle Terre Agricole che avrà l'obiettivo di creare un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa d'abbandono dell'attività agricola o di prepensionamenti. Per l'ippica viene disposta l'istituzione di un organismo sottoposto alla vigilanza del Ministero che avrà il compito di rilanciare il settore. Le donne recitano un ruolo sempre più importante in tutti i settori, in agricoltura possiamo dire soprattutto e in particolare nel mondo del vino. Nel recente Vinitaly avevamo intervistato la presidente nazionale dell'associazione Donne del Vino, con cui abbiamo fatto una bella chiacchierata e abbiamo parlato di come le donne stanno contribuendo a questa crescita sempre più intensa del settore e quali sono le iniziative anche per, come dire, aiutare le nuove leve che vogliono diventare imprenditrici di successo. Siete una delle regioni performanti, una delle regioni emergenti, state facendo dei vini meravigliosi che hanno anche le caratteristiche per sfondare sui mercati internazionali. Io prevedo un grandissimo futuro per l'Abruzzo del vino. Soprattutto con le donne che sono assolute protagoniste dalle nostre parti, bisogna dire. Sì, sono tante, sono brave, sono determinate, sono entusiaste, ci credono fino in fondo, stanno lottando per arrivare in cima sul tetto del mondo e sono certa che ci arriveranno. Lei ha citato il Presidente della Repubblica che ha salutato le donne del vino riconoscendo questo ruolo importante, insomma cosmico per la donna comunque al di là del vino, ma il contributo dell'associazione,
quale potrà essere ancora? Voi avete fatto già molto. Sono due i progetti principali. Uno è quello di dialogare con le wine lover, con le donne che amano il vino, che lo consumano e consumano vini di alto livello. E quindi faremo una festa che si chiamerà Festa delle Donne del Vino, il sabato prima dell'8 marzo di tutti gli anni, in tutta Italia. Sarà un evento diffuso, quindi un'accoglienza in grande. E poi faremo i corsi per le donne, soprattutto giovani, che vogliono entrare nei consorzi di amministrazione, nei CDA, dei consorzi del vino. Quindi, insomma, state tracciando un percorso veramente importante dal punto di vista professionale anche. Sì, io ci credo perché le donne sono spesso quelle che sono più esperte in comunicazione e in marketing, che sono i talloni d'Achille del vino italiano. Quindi dare più spazio alle donne significa dare più prospettive a tutto il vino italiano. Per il benvenuto all'estate 2016, Marina Svetic, manager del gruppo Mascarelli, ha invitato tanti amici a bordo piscina nel magnifico castello di Semivicoli, il Marina Pizza Party, con tanto rosé, bollicine e pizza napoletana. Straordinaria serata in Castello di Semivicoli c'è anche un gustosissimo gelato artigianale. Voi avete cominciato, la signora Michela La Selva, nel 1947, terza generazione. In queste tre generazioni cosa è successo nel mondo del gelato artigianale? Queste tre generazioni c'è stato tanto lavoro, tante ore spese in laboratorio per cercare di dare, di far venire fuori quello che è il prodotto che oggi offriamo ai nostri clienti. Certamente è il prodotto che a noi prima di tutto piace e quindi chiaramente poi insomma, no? È il consenso delle persone quello che deve venire fuori. Allora, lei ha preparato e sta preparando in questa occasione speciale dei gelati, dei sorbetti che sono realizzati con, in questo caso prima abbiamo gustato il cerasuolo Villa Gemma, quindi sta lavorando con il vino. Sì, abbiamo fatto appunto questo cerasuolo molto, molto buono, molto fresco, dal gusto molto persistente.
e abbiamo abbinato poi con il moscato della cassata siciliana e del gelato alla pesca, perché era un prolungamento del gusto, e quindi insomma ci è piaciuto abbinarlo così. Sorbetto gelato, le differenze di base? Beh, nel sorbetto, il sorbetto è un gelato senza latte, quindi è un gelato privo di grassi e è fatto con la frutta fresca. Quello che è il nostro cavallo di battaglia sono il gelato di visciole e di more di gelso, che sono gusti molto particolari, siamo sempre alla ricerca della qualità. Facciamo un po' di bucolico, voi andate per i campi, vi andate a raccogliere i frutti di bosco, poi tornate, insomma, scherzi a parte. Sì, no, abbiamo ormai i nostri amici contadini fidelizzati negli anni che incrementano le loro piantagioni per far sì che riusciamo a portare, insomma, un prodotto di grande qualità. Cosa distingue un gelato di gran qualità? Il gelato prima di tutto deve essere freddo, la denominazione, no, base del gelato è che deve essere freddo, quindi il gelato deve essere freddo, deve essere leggero, la bocca deve rimanere pulita e poi immediatamente bisogna prenderne un altro, no? Il maestro pizzaiolo di questa straordinaria serata Marina Pizza Party è Ciro Salvo del 50 Calò di Napoli. Abbiamo fatto 5 tipologie di pizza, la classica margherita, quella insomma con la mozzarella di bufala e pomodoro San Marzano, poi una con prodotti locali, quindi ci ho messo ventricina abruzzese e caciocavallo appunto abruzzese, poi abbiamo fatto una con mozzarella affumicata e mortadella, una quarta è con i pomodorini, scarola cotta a vapore, aglio, olive da giasca e capperi, che è una specialità della casa, della pizzeria 50 Calò di Napoli, piazza San Nazaro. L'importante è però la base, cioè là che c'è la differenza, il lievito, la scelta di questi elementi di base. Sì, vabbè, la differenza sostanziale tra insomma, la pizza napoletana e tutte le altre pizze insomma, delle regioni d'Italia sta appunto nella preparazione dell'impasto. Partiamo da un impasto molto idratato, quindi ricco d'acqua, per una pizza molto soffice e molto morbida, è una cottura velocissima in forno praticamente bello caldo, con fiamma viva, e cuoce in 45-60 secondi. Quindi praticamente pizza rapida ma al tempo stesso assolutamente naturale. Naturale, scioglievole al palato e molto soffice, ma soprattutto digeribilissima. È la prima cosa, la digeribilità è la prima cosa. Stiamo lavorando per un'edizione speciale di Degusta che quest'anno andrà in scena il 6 agosto in un magnifico parco della città di Pescara, praticamente nel cuore della città, nel centro della città, è il Parco dei Gesuiti. In questa atmosfera ci saranno degustazioni di vino guidate e tanti prodotti tipici. Ovviamente vi aspettiamo. Tante volte ci siamo occupati del Centro Agroalimentare La Valle della Pescara e del suo percorso di risanamento. Desideriamo riproporvi un'intervista all'agronomo Raffaello Di Felice, con cui parliamo di educazione alimentare, dell'importanza nella nostra dieta mediterranea dell'ortofrutta, e concluderemo con le peculiarità di alcuni frutti di stagione che in questo periodo, oltre a darci un senso di sollievo, insomma, fanno proprio bene. Anguria, meloni, l'intervista. Raffaello Di Felice, con lui parliamo un po' di qualità che si trova in questo grande mercato, qualità che poi naturalmente si riversa nel consumo delle famiglie. Voi avete avuto in passato anche molte iniziative interessanti per far imparare ai ragazzi, alle scuole, insomma, qual è il vero senso della qualità dal punto di vista organolettico e salutistico. Certamente, diciamo che è l'aspetto proprio fondamentale della divulgazione in
questo settore è proprio cominciare dai bambini, insomma, che poi saranno i consumatori diciamo, del futuro. C'è da dire una cosa, che una premessa. In questo periodo la crisi sta producendo purtroppo un taglio drastico da parte del consumatore, dei consumi in Italia per quanto riguarda l'ortofrutta. Forse è il settore che sta subendo il calo maggiore. Noi pensiamo che dal 2000 il consumo delle famiglie italiane era intorno ai 400 kg di ortofrutta all'anno per famiglia. Nel 2013 si è ridotta a 300, quindi è scesa di 100 kg. Quindi si sta tagliando proprio nel settore dove sarebbe invece necessario non tagliare. Perché è un taglio per necessità. Sì, è un taglio di necessità a favore di alimenti che hanno, diciamo, una alta densità energetica, cioè riempiono, diciamo così, di calorie, e quindi c'è anche uno spostamento della salute verso... Sappiamo, no, che gli italiani stanno seguendo forse gli Stati Uniti sul lato della obesità, soprattutto infantile. E quindi tagliare proprio nel settore ortofrutticolo, che è quello che garantirebbe il mantenimento della salute, a cominciare proprio dai bambini, è veramente grave. Quindi, fatta questa premessa, noi siamo molto impegnati nel settore della divulgazione, perché dal punto di vista salutistico sappiamo tutti, ormai è opinione comune anche a livello scientifico, che ad esempio la dieta mediterranea, che è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell'UNESCO nel 2010, l'ortofrutta fa parte proprio, è la base della dieta mediterranea, anzi è stata rivista anche la piramide alimentare a favore dell'ortofrutta, cioè quindi alla base è stato messo proprio il consumo di ortofrutta, e questo naturalmente ci porta a cercare di divulgare il più possibile il consumo di ortofrutta. Da questo punto di vista possiamo dire che noi siamo impegnati, ad esempio, nella campagna di 5 volte al giorno, no? La famosa iniziativa del Ministero della Salute, che anni fa aveva individuato nelle famose 5 porzioni di ortofrutta da consumare ogni giorno, e per porzione si intende diciamo una porzione di frutta di almeno 150 grammi al giorno e di verdure, ortaggi in genere, di 250 grammi al giorno. Quindi diciamo che questo è il fabbisogno minimo per garantire la salute, a cominciare dai bambini, chiaramente. Allora, facciamo una domanda adesso che riguarda un po' la stagione, no? In questo periodo, per esempio, che cosa abbiamo la possibilità di degustare? La prima cosa che viene in mente è l'anguria, no? Che dà un senso d'estate, i meloni, insomma, vedo le pere stanno venendo fuori. Insomma. Pere estive, sì. Diciamo che l'estate naturalmente abbiamo forse il massimo della rappresentatività dell'ortofrutta. In genere, se noi pensiamo ad esempio che l'anguria, come accennava lei, è un frutto tipicamente estivo, non a caso la natura diciamo provvede sempre ai fabbisogni umani. L'anguria è naturalmente un frutto estivo che è ricchissimo di acqua, chiaramente, quindi dissetante, ma ha anche altre proprietà, ricche di potassio, quindi sali minerali. Nella sudorazione si perdono molti sali, quindi l'anguria sopperisce molto meglio che non gli integratori, in quanto l'assorbimento di queste sostanze, sali minerali e anche vitamine, l'anguria è ricca di licopene, la sostanza rossa dell'anguria è data proprio dal licopene, che è un antiossidante eccezionale, come quello presente sui pomodori maturi. Insomma, per esempio, delle belle immagini che faccio vedere adesso di pomodoro tagliato da lei, del pomodoro pera d'Abruzzo, che è stata una delle grandi riscoperte e che ha delle grandi qualità. Esatto, pera d'Abruzzo diciamo che è il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda il pomodoro, perché oltre ad avere delle qualità organolettiche eccezionali, lo sappiamo tutti, anche dal punto di vista nutrizionale, possiamo dire anche dal punto di vista salutistico, ha una funzione molto importante, soprattutto a maturazione, quando è proprio ricchissimo di licopene, che è questa sostanza ormai riconosciuta universalmente come estremamente efficace nella protezione
diciamo, dalle sostanze ossidanti, i radicali liberi, eccetera. Poi l'icopene quindi ha, che è praticamente la trasformazione del carotenoide contenuto nel pomodoro verde, diciamo, che poi durante la maturazione passa all'icopene, che è estremamente attivo. Soprattutto, anzi, c'è da dire una cosa, che è presente soprattutto nella polpa di pomodoro, no? Nelle passate. Quindi quando si fanno le bottiglie, come si dice da noi, no? Diciamo, aumenta la concentrazione di licopene e anche nella cottura aumenta. Quindi è fondamentale consumare molto pomodoro. Allora, quale altro frutto si consiglia? Abbiamo detto il melone, giallo, bello, poi ce ne sono di diverse varietà, questo è evidente. Altro, pesche, albicocche, questo è il trionfo d'estate, insomma, è rigogliosa. Ecco, che cosa possiamo dire per esempio del melone? Il melone, ad esempio, i meloni gialli, soprattutto quindi quelli estivi, a polpa gialla, hanno un alto contenuto in beta-carotene. Noi sappiamo che il beta-carotene è praticamente il precursore della vitamina A. E la vitamina A sappiamo che è fondamentale nella produzione di melanina, che è la sostanza abbronzante che l'organismo produce per, diciamo, difendersi dai raggi ultravioletti. Quindi consumare molto melone significa anche farsi, come diciamo così, una protezione biologicamente attiva e naturale, chiaramente, contro le scottature. Civitella del Tronto è un paese magnifico, straordinario. Si lega alla cronaca di questi giorni perché ha ospitato Fonderia Abruzzo, un laboratorio di confronto tra istituzioni e portatori di interesse con diversi tavoli tematici. Poi nel pomeriggio della giornata di sabato 9 luglio è stato siglato anche ufficialmente il patto per lo sviluppo del Master Plan. E quindi di questo in fondo Fonderia Abruzzo si occupa, come meglio far rendere questo importante strumento, coinvolgendo tutti. Noi vogliamo dedicare a questo magnifico paese, Civitella del Tronto, una pagina del nostro Doc Abruzzo. Proseguendo verso il confine con le Marche, a 10 km circa a sud del fiume Tronto, incontriamo la prossima meta del nostro viaggio, Civitella del Tronto, con la sua mitica fortezza, edificata giusto 1000 anni fa, arroccata su di uno sperone roccioso. L'abbazia di Montesanto domina il territorio circostante, proprio di fronte Civitella del Tronto. Per tradizione si fa risalire al periodo in cui San Benedetto era ancora in vita. A testimonianza della sua importanza per l'intero territorio, si ricorda che l'abate di Santa Maria era mitrato, cioè non era sottoposto ad alcuna diocesi, ma esercitava funzioni di vescovo. Ma lasciamo ancora l'abitato per raggiungere un altro magnifico spettacolo dell'uomo e della natura. Siamo nelle grotte Sant'Angelo, l'eremo di Sant'Angelo, in località Ripe a circa 10 km dal paese. Ricerche e scavi hanno portato alla luce ben 7 livelli. Si tratta di un complesso naturale, ma al tempo stesso storico, senza dubbio tra i più importanti d'Italia.
Nelle varie stratificazioni sono verificabili elementi dell'età del bronzo, del ferro e ceramiche appartenenti a diverse epoche e culture. E comunque tra religiosità e spirito d'avventura, con ottime, esperte guide, sarà possibile vivere momenti di rara intensità. Il turista che si reca a Civitella del Tronto non mancherà certamente di visitare Santa Maria dei Lumi, santuario convento fondato nel XV secolo. Si trova a poca distanza dal centro storico. Nell'interno, a due navate, un tempo tre, desterà interesse l'altare maggiore con la Madonna e il Bambino. Adiacente alla chiesa, sul lato destro, c'è il chiostro, di evidente stile tardo romanico. Ma è la mitica fortezza, certamente, ad essere meta preferita. Sono tante le vicende legate alla fortezza di Civitella del Tronto. Si racconta, ad esempio, che nel 1624 un fulmine fece saltare la Santa Barbara. Nel 1732 gli austriaci cacciarono gli spagnoli, che nel 1806 furono scacciati dai francesi. Sempre fu teatro di eroiche avventure. Nella piazza antistante la chiesa di San Francesco c'è un monumento a Matteo Vade che con soli 300 uomini si oppose eroicamente all'assalto dei francesi. A volere il monumento fu Francesco I di Borbone, ultimo baluardo del regno delle Due Sicilie, al confine con lo Stato Pontificio, non poté alla fine resistere alle truppe piemontesi. Nell'ultimo decisivo attacco che segnò il crollo del regno borbonico nel giorno 20 del mese di marzo dell'anno 1861, e la mitica fortezza fu allora minata e smantellata dagli uomini del generale Mezzacapo. Le sue bocche di fuoco furono portate a Torino, dove possono essere tuttora ammirate nel museo storico. Ogni angolo di questa fortezza sa ispirarci sensazioni bellissime. Il richiamo alla memoria di quegli eventi del passato è formidabile. Nei secoli Civitella ha avuto sempre grande importanza per la sua posizione strategica e proprio per la sua maestosa fortezza. Essa domina tutta l'area, lassù nella sommità del colle. La città appare compatta, come fosse nata da un unico progetto, e la sua identità originale è rimasta inalterata, fuorché in alcune parti di più recente formazione. Ma nel suo complesso resta evidente lo stretto legame di Civitella del Tronto con la sua fortezza, che si esprime in assoluto
in un'unica immagine d'insieme. Si conclude anche questa puntata 922. Grazie per essere stati con noi. Come sapete, ogni giorno il nostro incontro è su Facebook, Twitter. La puntata è online sul nostro agricolturaoggi.it oppure .com. C'è lo spazio YouTube Agricoltura Oggi Web. Insomma, le occasioni per stare insieme non mancano. Alla prossima settimana.